A Londra, poco dopo mezzanotte, un van lanciato a folle velocità ha falciato alcuni fedeli musulmani che stavano lasciando una moschea dopo la preghiera per il Ramadan. Il bilancio è di un morto e una decina di feriti. Arrestato il conducente. La polizia sta trattando quanto è accaduto come un potenziale attacco terroristico. Lo ha affermato la premier britannica Theresa May, che ha annunciato una riunione di emergenza in mattinata e che sempre oggi avvierà il percorso della Brexit. Trionfo al ballottaggio per le legislative per il presidente francese Emmanuel Macron. A Marche conquista una maggioranza molto forte in Assemblea nazionale e si appresta a governare con un'opposizione debole e frammentata. I repubblicani ottengono la maggioranza, scendono ancora i socialisti che contano solo su una cinquantina di deputati. Per la prima volta entra in Parlamento la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, anche se il risultato del suo Front National è deludente. La sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon si aggiudica una trentina di seggi. Sono almeno 62, tra loro 4 bambini, le persone che hanno perso la vita nei violenti incendi che hanno divorato i boschi di Pedrogão Grande, nel centro del Portogallo, 150 km a nord-est di Lisbona. I soccorritori proseguono le ricerche dei corpi, mentre della sessantina di feriti ricoverati nelle strutture ospedaliere, almeno 5 sono in gravi condizioni. Il bilancio, dice il Premier, potrebbe aggravarsi ancora, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Si susseguono i colpi di scena nell'ambito dell'inchiesta Consip. Il presidente dimissionario Luigi Ferrara risulta indagato per false informazioni rese ai PM. Ferrara era stato ascoltato venerdì dai magistrati della procura che indagano sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione. Intanto sul fronte politico diventa più aspro lo scontro sullo Ius Soli. È scesa in campo anche la CEI. Il segretario della commissione Monsignor Galantino ha invitato tutte le parti a evitare ignobili gazzarri. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, la notizia del giorno arriva dalla Gran Bretagna, dove potrebbe essere stato un attacco terroristico, o almeno in questa direzione sono orientate le indagini degli inquirenti. Il fatto della notte, intorno alla mezzanotte, infatti, un pulmino condotto da un uomo bianco ha letteralmente travolto almeno una decina di fedeli che uscivano dalla moschea per la preghiera. C'è un morto e diversi feriti. Terrorismo, dice la comunità musulmana, e questo l'orientamento anche della polizia. Scotland Yard parla di potenziale attacco terroristico. Questa notte un furgone è piombato sui fedeli che uscivano dalla moschea di Finsbury Park, zona nord-est di Londra, al termine della preghiera del Ramadan. Ha ucciso una persona e provocato più di 10 feriti, alcuni gravi. L'uomo alla guida è stato arrestato, ha rischiato di essere linciato dalla folla che lo ha inseguito e bloccato. Bianco, senza barba, una cinquantina d'anni, secondo alcuni testimoni, appena sceso dal furgone avrebbe gridato: "Uccido tutti i musulmani". Le forze dell'ordine smentiscono fosse armato di un coltello, da confermare la versione che racconta di altri 2 sospettati in fuga. L'uomo fermato verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Sul posto sono arrivati i reparti antiterrorismo. Informata nella notte, la premier Theresa May in un primo momento aveva definito l'accaduto un terribile incidente, ma pochi minuti fa si è saputo che ha convocato una riunione urgente del comitato d'emergenza da lei presieduto, confermando che la polizia indaga su potenziale attacco terroristico. Si tratta sicuramente di attacco terroristico per il Consiglio musulmano britannico, così come l'abbiamo chiamato a Manchester, a Westminster e a London Bridge, ha aggiunto Mohammed Kozbar, leader della moschea di Finsbury Park. Cauto invece il sindaco di Londra, Shadiq Khan. E a proposito di Theresa May, oggi è una giornata difficile per lei. C'è naturalmente questa vicenda del possibile attacco terroristico contro i musulmani in una moschea della città. Ma poi c'è un fatto politico di prima grandezza. Inizia infatti davvero la trattativa con la Brexit. Il passaggio fondamentale per la Premier, che proprio per essere più forte in questa trattativa aveva convocato le elezioni, che poi non ha vinto.
Non era certo in una condizione simile che il Regno Unito, dopo il referendum sulla Brexit, pensava di arrivare all'apertura formale dei negoziati. Un paese diviso, un governo debolissimo, un'economia che mostra segni preoccupanti. Sondaggi che raccontano la voglia di un ripensamento, perlomeno su quella hard Brexit, l'uscita a tutti i costi, anche senza un accordo con l'Unione Europea, che fino al cattivo risultato elettorale sembrava la bandiera di Theresa May. Alle 11 di stamattina il capo negoziatore europeo Michel Barnier riceverà a Bruxelles il ministro inglese per la Brexit, David Davis, che ha fatto pubblicare sul sito del suo governo qualcosa di simile a un proclama. Lui e il suo team di esperti, dopo 10 mesi di preparazione, partono pieni di fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo senza paragoni nella storia, nel rispetto della volontà del popolo britannico, e parla di eccitanti opportunità. Nei corridoi europei però si fa notare come più di una volta gli sherpa di Bruxelles abbiano avuto la sensazione che il governo d'oltremanica non sia così preparato alla complessità di questi negoziati. Theresa May poi, e questo lo dicono i giornali inglesi, il Times in testa, potrebbe avere letteralmente i giorni contati. I conservatori avrebbero dato alla leader non più di una decina di giorni per una scossa all'esecutivo, pena la sfiducia in Parlamento. Pesano sulla Premier il risultato elettorale, le pressioni del mondo del business per una soft Brexit per quanto possibile, la pessima gestione della tragedia della Grenfell Tower e anche le divisioni nello stesso partito sulla strategia da adottare verso Bruxelles. L'orologio intanto ha già cominciato a ticchettare da un pezzo. Il limite che i trattati stabiliscono per i negoziati è di 2 anni, che non cominciano però da oggi, ma sono già scattati il 29 marzo, quando Theresa May ha inviato a Bruxelles la lettera con la quale attivava l'articolo 50. Poi, a proposito di terrorismo, c'è una notizia che arriva dall'Italia. Un richiedente asilo iracheno di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Crotone per terrorismo. L'uomo avrebbe fatto propaganda per l'ISIS, istigando alcuni inquilini del centro Sprar di Crotone, appunto, a entrare a far parte del sedicente Stato Islamico e a compiere attentati. Attentati che invece ci sono stati, ed era questa la notizia di terrorismo del giorno, prima dei fatti di Londra, in Mali. Un attacco a un resort turistico alle porte della capitale, Bamako. Si tratta del camping Kangaba, frequentato da occidentali, soprattutto francesi e tedeschi. È stato un assalto con armi automatiche, almeno 2 le vittime, fra cui un cittadino franco-gabonese e alcuni feriti. Liberati dalle forze speciali, 32 persone prese in ostaggio dagli assalitori, sospetti jihadisti che gridavano all'Akbar. La Farnesina assicura che non risultano italiani coinvolti nell'attacco. E veniamo a un altro grande paese europeo, la Francia. Ieri le elezioni legislative e, come da previsione, il partito del presidente Macron ha conquistato un'ampia maggioranza parlamentare. Da questa mattina è cominciata ufficialmente l'era Macron anche in Parlamento. Come previsto, il partito del presidente francese ha stravinto il secondo turno delle legislative, assicurandosi una maggioranza schiacciante di seggi all'Assemblea nazionale, tra le più alte della Quinta Repubblica, che permetterà a Macron di portare avanti, praticamente senza un'opposizione parlamentare, proteste di piazza permettendo, il suo programma di riforme e trasformazioni, grazie al quale ha conquistato l'Eliseo. I francesi hanno preferito la speranza alla rabbia, ha commentato il portavoce del governo e ministro dei rapporti con il Parlamento, Christophe Castaner, ma i francesi in realtà hanno anche preferito l'astensionismo. La percentuale di chi ha deciso di andare a votare al secondo turno è stimata al 42%, tra le più basse di sempre, ben al di sotto della soglia psicologica della metà degli aventi diritto. Numeri che comunque hanno permesso agli altri partiti almeno di non scomparire. I repubblicani del centrodestra sono riusciti a far entrare in Parlamento oltre 100 deputati, il che dà loro lo scettro di primo partito di opposizione, e anche la sinistra radicale di Mélenchon è riuscita ad aggiudicarsi una 30 di seggi. Chi invece esce veramente sconfitto è il Partito Socialista, che dalla maggioranza assoluta passa a poche decine di seggi, una debacle così cocente che ha provocato le dimissioni immediate del segretario del partito, Cambadélis, che ha già annunciato una gestione collettiva del partito. Soddisfatta solo in parte Marine Le Pen, leader del fronte, che per la prima volta entrerà in Parlamento, ma che non sarà in grande compagnia. Il suo partito si è fermato a pochi seggi, nemmeno sufficienti per formare un gruppo parlamentare autonomo.
Arriveranno anche due Canadair dall'Italia per cercare di spegnere le fiamme del terribile incendio in Portogallo che ha letteralmente devastato una regione provocando decine di morti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Tre giorni di lutto in Portogallo per piangere i morti, 62 le vittime accertate di quella che il primo ministro portoghese Antonio Costa ha definito la più grave tragedia umana di cui si abbia memoria. Un'intera zona boschiva, Pedrogão Grande, 200 chilometri da Lisbona, si è trasformata in una torcia impossibile da spegnere. Pini ed eucalipti alti 30 metri, specie infiammabili, si sono accesi come fiammiferi colpiti da un fulmine a ciel sereno. Le scintille cadute in terra si sono alimentate con un tappeto di foglie e sterpaglie secche per la lunga assenza di pioggia. Poi il vento forte, caldo, mutevole ha fatto il resto. In un attimo ha sparso le fiamme ovunque, girando alle spalle dei vigili del fuoco che cercavano di controllare un rogo indomabile. Almeno 4 bambini morti nell'incendio, il più piccolo aveva 4 anni. Il rogo ha colto di sorpresa i turisti del fine settimana e gente esperta di montagna. Tutti hanno tentato inutilmente la fuga tra fiamme altissime e colonne di fumo nero. Nel panico generale moltissimi si sono diretti verso la statale 236 per allontanarsi da Pedrogão, ma la strada ha inghiottito tutti come una trappola mortale. Ondate di fiamme si abbattevano dal bosco e l'asfalto che sembrava prendere fuoco, un inferno. In mezzo alle macchine trasformate in pire, con le famiglie che morivano asfissiate dal fumo nell'abitacolo avvolte dal fuoco poche decine di metri più in là, un disastro senza precedenti con l'ordine di evacuazione giunto troppo tardi nei piccoli centri o non arrivato per nulla. Nessuno ha avuto da subito la percezione della gravità di quello che stava accadendo nella notte tra sabato e domenica. Sembrava di essere a Pompei, ha raccontato qualche sopravvissuto. Una 60ina i feriti ricoverati in ospedale, ma il numero esatto dei dispersi nessuno lo sa. Le immagini sono davvero terribili di quelle macchine sostanzialmente sorprese dal fuoco e letteralmente divorate dalle fiamme. Veniamo in Italia. Allora, in primo piano c'è la vicenda Consip che continua a tenere banco sia sotto il profilo della polemica politica, va all'attacco Salvini, sia sotto quella degli sviluppi giudiziari perché il presidente Ferrara dimissionario risulta ora indagato. Ogni giorno un colpo di scena. Se sabato la Consip è rimasta senza vertici per le dimissioni del presidente Luigi Ferrara e dell'altro consigliere del Tesoro, ieri è arrivata la notizia che lo stesso Ferrara sarebbe indagato per false informazioni ai pubblici ministeri. Ferrara era stato ascoltato venerdì dai magistrati della Procura di Roma che indagano sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione. Avrebbe in parte ritrattato quanto detto durante una precedente testimonianza. Un groviglio sempre più inestricabile. Con l'amministratore delegato Luigi Marroni, testimone chiave dell'inchiesta, è stato lui a tirare in ballo Ferrara e il ministro Lotti, che forse stamattina potrebbe ugualmente presentarsi nel suo ufficio. Se volete mandarmi via dovrete cacciarmi, ha detto Marroni. Di fatto le dimissioni dei due consiglieri hanno fatto decadere l'intero board dell'azienda e spetterebbe proprio a Marroni convocare entro 6 giorni l'assemblea per la nomina dei nuovi manager. Una scelta, ha detto il ministro dell'economia Padoan, presa per non indebolire la Consip. Al fianco di Marroni si è schierato il leader della Lega Matteo Salvini, che ha detto deve restare e continuare a parlare. Il vero banco di prova sarà domani nell'aula del Senato. In calendario era stata fissata la discussione sulla mozione presentata dai due senatori dell'opposizione Quagliariello e Augello proprio sulla rimozione dei vertici, che di fatto non ci sono più. Ma non è affatto scontato che per questo la discussione possa saltare. Le opposizioni promettono battaglia dura. Uno dei due firmatari della mozione, Andrea Augello, dice: oggi decideremo cosa fare, ma non è detto che il voto di martedì sia scongiurato. Quindi Salvini all'attacco sul caso Consip, ma all'attacco anche sul tema dello Ius Soli, che è quello del più forte dibattito politico di questi giorni, un tema sul quale è intervenuta anche la Conferenza Episcopale Italiana con parole forti. Noto che su alcuni temi i 5 Stelle sono arrivati sulle posizioni di buonsenso della Lega, come su cittadinanza e migranti.
Matteo Salvini continua a cavalcare la protesta contro il disegno di legge per lo Ius Soli, che dopo il ballottaggio delle amministrative tornerà in aula al Senato. È proprio in chiave elettorale, se da un lato smentisce ancora una volta che ci sia mai stato un incontro con Casaleggio e Di Maio, dall'altro sottolinea le sintonie con i grillini sulla nuova legge per la cittadinanza, i quali confermano astensione a Palazzo Madama, che vuol dire un voto contro. Del resto Beppe Grillo ha già bollato il provvedimento come pastrocchio invotabile. Prima di dare diritti ad altri, pensiamo agli italiani, ribadiscono i 5 Stelle. Ma nel dibattito sulla cittadinanza agli immigrati che nascono e crescono nel nostro paese irrompe la Conferenza Episcopale Italiana con parole molto nette. Basta con gazzarre ignobili, perfino in aula al Senato. Il tema è molto importante, va trattato in modo molto serio, spiega Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI. A reagire alle parole del prelato e soprattutto la Lega Nord. Calderoli attacca così. La Chiesa pensi piuttosto ai poveri e ai disoccupati italiani. E Calderoli provoca la reazione del presidente del Senato, Pietro Grasso, che ricorda come il Vaticano si sia sempre occupato degli umili e dunque non meriti questi attacchi. Galantini però va oltre. Tra i contrari al provvedimento, spiega, c'è anche chi neanche legge il testo e fa politica unicamente per rincorrere il proprio successo, perché vuol fare solo il proprio interesse. A rispondere duramente è Salvini, che arriva ad invitare ad un confronto pubblico il segretario della CEI, osservando che la Chiesa o accoglie gratis rinunciando agli introiti sull'immigrazione, oppure Galantino si faccia da parte, magari anche dimettendosi. La maggioranza, anche se deve fare i conti con i dubbi di Alternativa Popolare, però continua a difendere il DDL, che contiene, spiega, regole europee e che dà diritti, ma anche più sicurezza. Sostiene l'opposto Forza Italia, legge manifesto che attirerebbe più clandestini, accusa Maurizio Gasparri, che promette battaglia in Parlamento. Siamo alle notizie dello sport e sono buone quelle che arrivano dalla nazionale Under 21 che ha iniziato con una vittoria il girone finale dei campionati europei. Non poteva esserci modo migliore per rompere il ghiaccio in questo debutto nel girone per la nostra Under 21. Il successo nel pomeriggio della Germania sulla Repubblica Ceca, nostre prossime avversarie, ha messo ulteriore pressione ai ragazzi di Gigi Di Biagio, che contro una Danimarca ordinata e ben disposta in campo hanno stentato a mettersi in moto. Poi col passare dei minuti sono giunte le prime conclusioni. Conti, in una delle sue tante scorribande sulla fascia, ha calciato al volo colpendo l'esterno della rete e poco dopo Capitan Benassi, con un gran tiro dal limite, ha costretto il portiere Højbjerg a un intervento super. Sul fronte opposto l'inoperoso Donnarumma ha dovuto subire la contestazione di alcuni tifosi milanisti. La sua porta è stata sommersa da dollari, ovviamente falsi, un modo pittoresco quanto inopportuno per ribadire la rabbia circa il mancato rinnovo contrattuale del loro Beniamino. Per fortuna nella ripresa il brutto episodio ha lasciato il posto ad un'Italia scoppiettante, passata in vantaggio dopo 9 minuti grazie alla splendida acrobazia di Lorenzo Pellegrini, da rivedere più volte, che non ha dato scampo al portiere Højbjerg. La Danimarca ha prontamente reagito, rendendosi pericolosa con Nilsager, cui ha fatto seguito un altro pericolo nell'area azzurra. Ma nei minuti finali, dopo un primo tempo in ombra, la Talantino Petagna, con un sinistro sotto misura, ha messo in banca il prezioso successo, grazie al quale gli azzurrini appaiono la Germania in testa alla classifica del gruppo C e dopo domani si torna in campo alle 18 per affrontare la Repubblica Ceca. Allora, l'avete visto, il caso Donnarumma ha tenuto banco anche agli europei Under 21, non è l'unico giocatore di grande valore internazionale del quale si sta parlando in queste ore, c'è anche Cristiano Ronaldo. La versione di Mino Raiola. Il procuratore di Gigio Donnarumma ha spiegato il mancato rinnovo del contratto col Milan. Secondo l'agente del 18enne portiere, si è arrivati all'incontro in un clima di ostilità creato dall'atteggiamento del club già un mese prima dell'incontro stesso tra le parti. In particolare, Raiola ha puntato il dito contro il DS rossonero Mirabelli, sottolineando inoltre che al momento non ci sono trattative con altre società per Donnarumma, sul quale rimane forte l'interesse del Real Madrid. Intanto, nella capitale spagnola, si cerca di rabbonire Cristiano Ronaldo, con tanto di telefonata del tecnico Zidane al giocatore per fargli sapere quanto il Real Madrid abbia ancora bisogno di lui, nonostante abbia deciso di non farsi carico delle beghe tra il fuoriclasse portoghese e il fisco, decisione alla base della rottura con il club blanco. Però Manchester United, Paris Saint-Germain e da ultimi anche Bayern Monaco e Chelsea non mollano la presa, consapevoli comunque che si tratterebbe di un affare da 200 milioni.
Al centro di molti intrighi c'è il Paris Saint-Germain. Il club parigino è fortemente interessato al bomber del Torino Belotti, seguito anche da Milan e Manchester United. Il PSG ha messo gli occhi pure su Mbappé del Monaco, ma ora deve fare i conti con il tormentone Verratti. Il centrocampista italiano, valutato 100 milioni, sogna di giocare con Messi nel Barcellona, dove ne guadagnerebbe 10 a stagione. In dirittura d'arrivo invece il passaggio di Salah al Liverpool. L'egiziano ha già l'accordo con il club inglese per i prossimi 4 anni e domani sosterrà le visite mediche. Alla Roma andranno tra i 40 e i 45 milioni. Intanto il primo acquisto di Monchi, il difensore messicano Héctor Moreno, ha segnato nel recupero il gol del 2-2 al Portogallo nella Confederations Cup. Segnali di addio infine tra la Juventus e Dani Alves. Il Manchester City è pronto a offrire 6 milioni per il laterale brasiliano, che in Inghilterra ritroverebbe Guardiola. Allora, intanto un aggiornamento dalla Gran Bretagna. Il sindaco di Londra, Khan, parla di un terribile attacco terroristico, quindi confermate le ipotesi della polizia e della Premier Theresa May, mentre il centro islamico della moschea attaccata a Finsbury Park fa appello alla calma. Abbiamo lavorato intensamente, dicono dalla moschea, per decenni per costruire una comunità pacifica e tollerante e condanniamo totalmente ogni atto di odio che cerca di dividere la nostra meravigliosa comunità. Quindi la tensione a Londra purtroppo sta di nuovo salendo. Mi fermo qui, fra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono il sociologo Domenico De Masi, poi c'è Alessandro Giuli, che è il direttore di Tempi, ancora Giovanni Orsina dell'Università LUIS, Daniela Preziosi del Manifesto, Pietro Senaldi, che è il direttore di Libero, e poi Roberto Speranza di Articolo 1, Movimento ai Democratici e Progressisti. 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie, arrivederci.